Eccoci. Non si è ancora spento l'eco della vittoria, della grande vittoria di Obama, che i giornali cominciano a fare altre considerazioni. Non è più solo la vittoria, ma è, per esempio, vi faccio vedere Repubblica, la festa di Obama, il gelo delle borse. E il Corrierone, invece, Obama vince e ora i vecchi problemi. Perché era ovvio, è chiaro che non bastava semplicemente vincere, adesso bisogna porsi tutta una serie di problemi che sono quelli che da sempre sono sul piatto. La mancanza di lavoro, la disoccupazione, nel caso di Obama poi tutta l'economia, il fiscal cliff, perdonatemi, che sta per esplodere entro fine anno, la fine di tutta una serie di incentivi statali che faranno quindi, nel momento in cui finiscono, risalire moltissimo il peso delle tasse sulle borse, sulle tasche degli americani. Ma tutto questo, alla fine però, quanto e come pesa sulle tasche di noi italiani? Quanto e come pesa sullo stipendio, sulla tredicesima che sta per arrivare? O quanto e come pesa semplicemente sulla vita degli italiani? Noi andiamo sempre al mercato perché noi ci fidiamo di quelli che lavorano al mercato, quelli che alle 5 del mattino stanno là a faticare. Vediamo un attimo. Allora, vince Obama, siamo di nuovo al mercato Ponte Marconi, siamo di nuovo con il nostro opinionista Giuseppe. Oggi abbiamo qua i giornali, ve li mostriamo velocemente, qui c'è un Corriere, dici tu, dici tu Giuseppe il Il titolo. titolo: Obama vince e ora i vecchi problemi. Giustamente. E poi abbiamo anche la Repubblica, la festa di Obama, il gelo delle borse, no? Certo. Ecco, manteniamoci su questi due praticamente senza Obama stare a. vince e ora i vecchi problemi. Allora Chiaramente presidente vecchio, problemi vecchi, è tu che sei, normale. facciamo vedere, se vendi carne, siamo al mercato, no? Quindi voi siete quelli del popolo, quelli che alla mattina alle 4 state qua, forse alle 4 no, ma insomma alle 5 Alle 5 sicuramente. sicuro, Alle certo. 5. Allora, vi tocca questa vittoria di Obama? Io sono contento che ha vinto perché è una persona giovane, è una persona che 4 anni fa ha promesso cambiamento. Alcune cose le ha fatte, giustamente, come il salvataggio della Chrysler, tante altre cose ancora le deve fare. Questi 4 anni servono a completare il lavoro che ha iniziato. Su molte cose sono contrario, come gli referendum che in America sono stati votati, che parlavano della pena di morte in California che non è stata abolita. Beh, si parlava del matrimonio gay E anche. quello ancora esiste perché è legale in America. Tant'è vero che Obama ha ricevuto una lettera di una bambina tempo fa dove diceva che i suoi due genitori erano due maschietti, praticamente un papà e un papà, e a scuola la prendevano in giro. Aspetta però, non inerpichiamoci su questi problemi, a me interessa molto la parte economica, perché ieri poi le borse sono Le crollate. borse sono crollate, cioè Ci si aspettava tutt'altro in realtà. quando Obama ha vinto le borse sono salite, poi c'è stato il contraccolpo della notizia che anche la Germania sta dentro Quindi nella fossa, tu diciamo dici come che noi. è più Germania che. Ma le borse guardano più il lato economico che il lato politico, le Però borse. Moody's ha detto a Moody's Obama che gli avrebbe tolto la tripla A La tripla A, esatto, se Obama non si fosse ma in occupato effetti l'economia americana da un paio da fiscal questa cliff, d'anni no? Ti ricordi? sta riprendendo da un paio da questa d'anni, a un paio d'anni a questa parte l'economia americana. È solamente che l'onda lunga sta colpendo un po' tutti, adesso sta colpendo la Germania e poi toccherà anche il Giappone. La Cina ha già avuto un regresso del. Giappone non si dice in giro, siamo noi colpevoli a non dirlo, ma è il 200% del debito sul PIL, insomma, e quindi. È peggio di noi, molto peggio di noi. Per cui allora lì per lì le borse hanno festeggiato la vittoria di Obama, ma poi sono regredite perché sono arrivate le notizie di Moody's che in pratica vorrebbe togliere la tripla A alla Germania e anche agli Stati Uniti. Per cui attualmente insieme alla Cina, Germania e Stati Uniti sono le locomotive del mondo. Se frenano, anche noi freniamo molto di più. Ma voi al mercato queste cose Si voglio dire, sentono, si si sentono, sentono, si si sentono. sentono. Poi le parole della Merkel l'altro giorno, quando ha detto La che il gente è minimo. interessata, tu vedi un interesse da parte della gente, o la gente viene qui La gente si a testa lamenta, bassa, a testa china? la gente si lamenta che non arriva più a fine mese. Questo ormai è un luogo comune. La gente si lamenta che non ce la fa più a fare la spesa, la gente si lamenta dei nostri governanti.
la gente si lamenta di chi si porta via i soldi e non viene giustamente colpevolizzato, capito? La gente si lamenta per quello che succede di quotidiano. E ieri c'è stata una persona che ha detto, quando si è saputo della vittoria di Obama, alla Romana, ha detto: a me non me ne frega niente che ha vinto Obama, io c'ho da fa. Ieri sera, mentre voi guardavate la televisione a vedere Obama o non Obama, io stavo a capare i carciofi, perché domani al mercato mi toccava portare i carciofi capati alla Romana. Per cui il fatto che vinca Obama o no interessa e non interessa, più che altro a noi ci interessa la nostra politica, che Obama sia un solido alleato dell'Italia, penso più di Ronni. Soprattutto, diciamolo, ed è dentro alle parti interne di questi due giornali che tu hai, Repubblica e certo. Corriere, soprattutto c'è il grave problema che non si sa noi chi faremmo parlare con Obama, perché qua continuano ad ammazzarsi fra di loro. Per ora parla Monti. Per ora parla Monti, ma Monti... E poi per tutti in alto parla la Merkel e Olanda. Ma fra pochi mesi noi non avremo più Monti, chi avremo? Avremo Bersani, avremo Renzi, avremo Vendola, avremo a destra... Io vorrei ritornare sui miei passi, io sono tanti anni che non voto, però se ci fosse un nome nuovo, tipo Renzi, lo voterei. E tu, in una passeggiata ipotetica a Camp David, ce lo vedi Renzi, sì, insieme a Obama? Sì, sono due bravi giovani. Sono il volto nuovo di due paesi. Obama è il volto nuovo dell'America da 4 anni, peraltro è anche un presidente nero. E Renzi è un rottamatore. Se riesce magari a fare un governo ed essere premier... Non sappiamo ancora Renzi cosa farà dopo, in realtà no, prevalentemente però ha parlato di rottamazione. Comunque sia, deve rottamare. E abbiamo tanta roba da rottamare, speriamo che i rottami ce li valutano bene, perché sono rottami storici. Cominciamo da Andreotti che ha 97-98 anni, quello è un bel rottame, vale tanto. Vabbè, abbiamo anche dei rottami più giovani, ma che ci sono dei rottami più giovani, ci sono quelli che sono resuscitati. Senti, alla destra la Santanchè si lamenta di non avere concorrenti, non pare che non ci sia nessuno che voglia partecipare a queste primarie. Sulla destra? La Santanchè, non lo so, perché la famosa destra storica ha tradito. Prendiamo un... I fischi affini al funerale di Rauti. Quelle sono opinioni loro. Giustamente la figlia è uscita dicendo: al funerale di mio padre, almeno adesso avete tante situazioni per poterli fare, non certo al funerale del padre, giustamente. Però purtroppo la storia ci dice che il passato è passato. A Napoli dico: il passato è passato, scordiamo il passato. Per cui il passato è passato. Fine ha fatto un cambiamento e si assume le proprie responsabilità, non ha più niente. Quindi la destra in realtà in questo momento sa che perderà le elezioni, perché la destra, anche il tentativo di alzare la barriera per il premio di maggioranza. Per me sono spariti tutti i partiti storici, è sparita la destra, è sparita il PDL che è storico da 20 anni, prima era Forza Italia, sta sparendo anche l'IDV. Perché anche Di Pietro penso che ci sarà un'implosione. Regge ancora il PD, regge. Se Renzi riesce a vincere le primarie è candidato unico a premier, e non è poco, potrebbe essere la svolta. Vediamo questo Partito Democratico. Tu sai che però nelle sedi del PD non si riesce a votare per Renzi, si vota per Bersani. Pare che qui a Roma per votare per Renzi si vota in una sola sede. È quello che mi preoccupa, però sa che c'è, che lui ha buttato sul piano, sul tavolo, parecchie cosette nuove, che ha smosso parecchie anime. Potrebbe succedere il contrario. Per me potrebbe succedere il contrario. Poi anche l'uscita che ha fatto D'Alema, se vince Renzi io mi butto dall'altra parte, se vince Bersani io sto con Bersani. Ma io pensavo che D'Alema stava in giro col mondo col suo yacht. Come mai è rientrato in Italia? Giusto? Vedi che allora a questo punto tutto questo cancan su Obama forse è un cancan mediatico e basta. E basta, bisogna guardare anche gli interessi nostri, cioè io penso che sì, a me fa piacere che ci sia una continuità nell'America, perché fino adesso ci ha fatto solo del bene, fa un piacere che ci sia ancora Obama per i prossimi 4 anni, però bisogna guardare anche gli interessi nostri, che sono più importanti.
che il vicino di casa sta bene a me fa piacere, però io devo guardare dentro casa mia, e dentro casa mia in questo momento non si sta bene, assolutamente. Per cui sistemiamo prima le cose dentro casa e poi casomai andiamo a cena col vicino di casa, che sarebbe l'America. Questo mi fa piacere, capito? Perfetto, però fino adesso c'è Monti, è un valido rappresentante. Poi se continuano a litigare come stanno litigando ora, voi popolo lo vedreste Monti ancora? Se continuano a litigare, chi ci mettiamo? Non certo Grillo, anche perché sarebbe un Berlusconi bis. Barzelletta raccontava Berlusconi e Barzelletta racconta Grillo, cioè io vedo una persona seria, Monti è una persona seria, un Renzi è serio, anche perché sono mesi e mesi e mesi che gira, ha praticamente abbandonato la famiglia, non so se divorzierà perché sicuramente la moglie gli chiederà il divorzio. Ma c'è qualche critico che dice che ha abbandonato anche la città di cui è sindaco? Anche la città, certo, è normale, la famiglia e la città di cui è sindaco, per un ideale che lui ci crede, e vorrei che anche gli italiani ci credessero. Se vince, a me fa piacere perché sarebbe il volto nuovo, sarebbe l'Obama italiano. Uno che fino a un anno fa neanche uno ci pensava, adesso invece comincia a pensarci. Va bene, lasciamolo lavorare anche perché ci sono i clienti qui che ci stanno pressando. C'è la fila! Ci stanno pressando. Salutiamo Giuseppe. Grazie, e alla prossima. Grazie. È sempre un piacere, Alberto. Ciao.